Allora, ovviamente approfitteremo per le premiazioni ai personaggi che sono qui, perché ripeto, oggi lunedì dopo la partita, insomma, non sempre facile. Infatti Stefano lo ringraziamo perché sappiamo la difficoltà, lui si allena tutti i giorni, gioca la domenica e oggi come capitano è presente qui con noi, quindi io farei un grosso applauso anche a lui, perché grazie. Allora, a questo punto direi che se Daniele mi porta ovviamente la lista dei vincitori, che io più o meno so anche a memoria, però se avessi le tracce sarebbe molto meglio. Allora, ripeto, avremo tre premi per i coupon arrivati con la Gazzetta di Parma. Più di 9.000 schede sono arrivate, la dice lunga di quanto successo abbia avuto questa iniziativa. E poi c'è giuria artistica, io aspetto sempre che mi arrivi ovviamente lo schema. Abbiamo due partecipanti alla giuria artistica, abbiamo un po' rappresentato sia la stampa locale che la tifoseria. Abbiamo qui l'arbitro Michelotti, che ultimamente, adesso lo diciamo, è un parmigiano e l'ha ricevuto la scarpetta d'oro, lo dico come dico da Parma, la scarpetta, quella di Sant'Ilario, ed è molto emozionato e quindi ha partecipato tra l'altro comunque in modo entusiastico anche alla premiazione. Giuseppe Squarcia, che è di settore crociato, quindi già esponente della tifoseria, anche se è una filosofia in più, aggiungo. Poi abbiamo, per quanto riguarda la Gazzetta di Parma, Sandro Piovani, per quanto riguarda TV Parma, Giuseppe Milano, per quanto riguarda Teleducato, Michele Angella. E il nostro presidente dei nostri voti, nella fattispecie devo dire ricordarlo, è Franco Sartò, che oltre ad essere un valente fotografo, che è lì, e che ha dato alcune motivazioni che ha sintetizzato un po' i voti arrivati. Devo dire, c'è stato non del tutto sintonia di convinto, però direi anche abbastanza, almeno per quanto riguarda i primi. Valutazioni difficili perché erano veramente le qualità, direi, abbastanza elevate quest'anno. Tanto il sito del Parmacalcio ha pubblicato tutte le foto che si vedono benissime, quindi potete anche, le maestre ovviamente, le professoresse, far sintonizzare sul sito del Parmacalcio, c'è tutta la galleria delle fotografie che sono veramente belle. Quest'oggi lo consegneremo, ovviamente ogni scuola avrà la sua fotografia per ricordo della propria vetrina. Allora, bando alle ciance, perché, allora, siete pronti? In silenzio, eh? Io direi di partire con, attenzione, partiamo con, per quanto riguarda l'elenco di voti della giuria, no, mi correggo, dei voti popolari, quelli che sono arrivati appunto tramite la Gazzetta, ripeto, erano 9.000. Allora, partiamo, sono tre vincitori. Vi aspettate un attimo? Beh, io non... Tra l'altro ricordo anche un'altra cosa, quest'anno per la prima volta, oltre che i negozi del centro che rappresentati dall'Ascom da Cristina Mazza, hanno partecipato per la prima volta anche i centri commerciali, un po' come il diavolo e l'acqua santa. Comunque, sta di fatto che hanno partecipato con entusiasmo anche il centro autori, lavoratori e il Sant'Eurosia, quindi un altro punto di grande riferimento, di grande visibilità per l'iniziativa. Allora, dicevo che partirei con la giuria popolare, col terzo premio. Allora, io userò le edizioni classiche di elementari, medie, eccetera, perché scuola primaria, secondo, terzo, quarto, quinto grado, io sono un po' in difficoltà. Comunque lo traducete voi. Allora, per quanto, appunto l'ho scritto, per quanto riguarda il terzo premio per giuria popolare, ci siete? È una elementare, ovvero sia una scuola primaria. Vince il terzo premio il convitto nazionale Maria Luigia con Banca del Monte di Via Cavallo, che era rappresentato da il giocatore di Santa Croce. Allora, un bel applauso anche per lui. Allora, e quindi questo è il primo premio. Io direi che la maestra, che non vedo, ecco, farei fare una sempre che sia pronto il premio, perché vedo che il terzo premio della giuria popolare. Intanto li mettiamo in postazione per fare la prima foto. Ecco, sì, mettiamoci pure. Allora, ovviamente ricordo che a tutte le scuole verrà donata, è una cosa molto ambita, la maglietta crociata del Parmacalcio. E a tal proposito ringrazio ovviamente il Parmacalcio e l'RA che ci ha donato le magliette che verranno date in omaggio a tutti i bambini. Avrete tutti, ogni scuola avrà la propria maglia crociata. Allora, come? Il premio? Il premio viene dato dentro una busta alla vostra maestra, dico bene, è importante, poi ci pensa lei a distribuire il tutto.
poi parliamo, e prima partiamo col terzo, poi... Ma tanto avete vinto il terzo. Allora, vediamo se... Allora, intanto invitare Cristina, se ti posizioni, la speranza che arrivi il prezzo. Sì, così fa la foto anche con la maestra. Allora, Cristina mi premia bambini dell'elementare con Vitto Nazionale Maria Luigia. È la seconda, mi pare, no, forse è la prima partecipazione quest'anno. È la prima, è come Vitto Maria Luigia. Quest'anno sì. Complimenti, avete già vinto un terzo premio. Allora, il premio arriva o... Allora, mi raccomando, e questa è la vetrina della Barca del Monte, ricordo io una rappresentazione della duchessa Maria Luigia con Santa Croce che era il modello, la maglietta che faceva un pochino da invito a guardare questa rappresentazione della duchessa Maria Luigia. Allora, va bene, adesso un po', intanto il fotografo può fare una prima foto collettiva. Viene data la maestra così, eh? Va bene. Allora, il secondo premio ci avviciniamo. Eccolo qui, arriva, arriva. Maestra Casadoro, non vale, non vuole sbagliare. Questa non me lo faccio. Allora, benissimo. Un bel applauso per Maria Luisa, forti! E facciamo un applauso, anche la mentale. Eccola qui, la foto. La foto. Allora, andiamo facendo avvicinare secondo me la questione degli inizi. Il secondo premio addirittura lo vince, io lo dico come dicevamo noi, addirittura l'asilo, un asilo addirittura, la scuola materna. E devo dire sinceramente che ho visto i lavori ed erano proprio fatti, chiaramente direi del maestro, ma proprio dei bambini, ho visto delle manettine crociate con la croce un po' eccentrica, perché ovviamente l'hanno fatta con i loro mani, quindi questo è anche il fatto che sono stati molto carini. Va alla scuola materna Santa Teresa del Bambino Gesù, un bel applauso, con la libreria Piaccadori. Ed è ordinata a Lucarelli, numero 6. Ecco, vediamo, facciamo avvicinare i bambini, Lucarelli. Eccoli qua, guardate che, ma guardate lì. Complimenti per il sentito, mi penso che non ci sono più necessitati. Io penso che sia direttore di Paolo, che è proprio... Coltiviamo più dei bambini, le tifoserie forse vanno coltivate quando sono piccini per riuscire ad avere un po' di proselitismo, per cui anche i bambini allora già imparano con la loro bandierina con il traversetto del pappacaccio e ad amare il professore. Allora, con la terza, con la maestra, no, veramente. Allora ricordo la scuola materna. C'era anche un pittore che aveva personificato una maglia crociata con tutti i loro numeri natalizi per il ripeto. Allora, fatelo. Allora, a questo punto io chiederei a Stefano Morrone, perché so che lui non vuole sbagliare, ma c'è un bambino a scuola, da scuola, anche superato la situazione comunque. Faccio di assaporare. Allora, voi potete... Stefano Morrone, che è il capitano di Parma. Esatto, facciamo premiare la vita di Lucarelli. Santa. Con la terza Santa Maria di Gesù. Sì, via che la voce.